Queste variazioni sono invece su un tema originale, quindi non un tema fatto da altro compositore. E sono delle variazioni tipiche dell'Ottocento, cioè no, sono divise prima le terzine, poi le quartine, cioè sono abbastanza tipiche. Ha una struttura metrica tipica dell'Ottocento. L'introduzione, poi il tema e poi seguono le varie.